Voti per lo Star Game 2022. Ciao, io sono Riccardo di Doppia Doppia e oggi andiamo a votare per lo Star Game 2022 che si terrà a Cleveland. Infatti, con i nostri potenti mezzi andremo a votare 10 titolari che, dal mio punto di vista, dovrebbero prendere parte allo Star Game 2022. Prima di iniziare, però, ti ricordo di iscriverti al canale e lasciare la campanellina, di seguirci su Twitch ogni martedì alle 21:30, andiamo in live, e di entrare nel gruppo Telegram aperto a tutti per discutere sempre di basket e di tutti questi argomenti. Andiamo! Ok, ragazzi, siamo dentro ai nostri potenti mezzi tecnici e ora andiamo a votare i giocatori per lo Star Game. Partiamo prima da Ovest. Come guardie, vediamo chi c'è da selezionare. Non possiamo non mettere Steph Curry. Come vedete qua, 28 punti di media, 6 assist, 5 rimbalzi. Sta facendo palesemente una stagione incredibile nell'ultimo periodo e in realtà, soprattutto quando doveva superare il record, ha iniziato a tirare tanto e tiri a volte non troppo dentro al gioco di Golden State. Ma sappiamo il suo talento va messo, anche soltanto per aver superato il record di essere diventato il miglior tiratore da 3 punti, Steph Curry va messo. Salterei tutti questi giocatori per andare da un giocatore che, a mio parere, dovrebbe meritarlo, ossia Chris Paul. Anche qua guardiamo le statistiche, 15 punti di media, ma sappiamo che il suo fulcro è far giocare la squadra, infatti i 10 assist di media lo testimoniano. Phoenix comunque ha iniziato un po' malino, ma poi si è ripresa, direi, alla grande con quelle 17 vittorie di fila e soprattutto sono comunque dietro a Golden State di una partita, quella dei Christmas Day sostanzialmente. Quindi ottimo lavoro di Phoenix che rispecchia la stagione dell'anno scorso. E secondo me Chris Paul merita di essere messo dentro in queste votazioni. Tra l'altro, si potrebbe anche pensare di mettere un DeJounte Murray che sta facendo una stagione incredibile, quel di San Antonio. Il problema è che forse non è da titolare, ecco, sicuramente. Altri nomi che io probabilmente avrei messo al posto di Chris Paul sarebbero stati in primis Donovan Mitchell e poi ci sono gli altri due che si chiamano uno Luka Doncic e l'altro Ja Morant che insomma saranno molto dentro queste schermate che gireranno in questi giorni. Quindi per adesso abbiamo questi due, ma andiamo nel front court. Interrompo un attimo per ricordarti di lasciare un bel like, iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti nessun nuovo contenuto. Il primo, a mio parere, che si dovrebbe mettere in questo starting 5 è Nikola Jokic. Lo vedete qui, 26 punti di media, 7 assist, 14 rimbalzi. E se Denver è sesta ad ovest, lo dobbiamo sicuramente soltanto a Nikola Jokic. Abbiamo visto l'infortunio anche di Porter Jr., Murray non è ancora rientrato, il resto è, diciamo, altalenante, c'è un Campazzo che quando lo fanno giocare aiuta nella gestione del gioco Jokic, ma davvero è il serbo che controlla le redini di Denver. E quindi, a mio parere, come non viene molto considerato nella corsa all'MVP, sicuramente qua deve essere messo per merito. Altro giocatore che inserirò in questo quintetto è Paul George. Paul George che ha iniziato la stagione in una condizione meravigliosa che ci ha permesso anche di vederlo in delle bellissime giocate. Adesso starà fuori per un periodo leggermente lungo e comunque ha dovuto saltare lo stesso delle partite, ma i Los Angeles Clippers, quindi ad ovest, fanno comunque risuonare il loro punteggio perché a inizio anno con Leonard avevamo tutti pensato a una stagione un po' di transizione. Per il momento non sembra essere così, quindi Paul George ha sicuramente il merito di questo quinto posto. Ora, già rido perché so che questa sarà un po' discussa come opinione, ma LeBron James e i Los Angeles Lakers secondo me non meritano un posto nello Star Game, nel quintetto dello Star Game in quest'anno. È vero anche che per quanto io non ami LeBron James, è oggettivo come l'attacco, soprattutto nelle ultime gare, sia in mano soltanto sua. Però io più vedo questi Los Angeles Lakers, più mi annoio, quindi no, non vorrei metterlo nel quintetto. Un nome che mi sta anche un po' nel cuore perché è il mio giocatore preferito è Karl-Anthony Towns, che lo vedo qua e voglio inserirlo anch'io in questo quintetto perché un po' bisogna metterlo,
diciamocelo, quasi 25 punti di media, 9 rimbalzi, e comunque Minnesota è lì che si gioca i play-in. È vero che non è una fantastica squadra, ma quando ci sono i tre protagonisti di Minnesota, Karl-Anthony Towns viaggia e Minnesota viaggia. Dal mio punto di vista potrebbero fare molto di più, perché se dovessero perdere tipo 5 partite andrebbero ultimi nella conference. Come detto, questo è anche un voto un po' di cuore, quindi io metto come terzo e ultimo giocatore del frontcourt Karl-Anthony Towns. Comunque, altri nomi che si sarebbero potuti mettere sono ovviamente LeBron James, ma per quello che vi ho detto prima non l'ho inserito. Valanciunas, che comunque ha, diciamo, dominato nel poco che c'è a New Orleans. Gobert, perché ragazzi, sappiamo che non è un giocatore da All-Star Game, ma comunque sta tenendo 15 punti di media, 15 rimbalzi di media, insomma, è comunque fondamentale per gli Utah Jazz. E anche un giocatore che non è anche questo da All-Star Game, ma che comunque sta dando un rendimento assurdo alla squadra, ed è proprio Mikal Bridges, giocatore di cui è innamorato il nostro Nick, e che, come abbiamo detto nel video dei MIP, ve lo lascio qua sopra nelle schede, è davvero un giocatore sottovalutato, perché fa tanto ma non gli viene mai riconosciuto a livello mediatico. E quindi vediamo ad ovest il quintetto: Steph Curry, Chris Paul, Karl-Anthony Towns, Paul George e Nikola Jokic. Vi aspetto, vi ricordo, qua sotto nei commenti per discuterne insieme. Passiamo ora ad est e andiamo a osservare per ora le guardie. Il primo giocatore da mettere dal mio punto di vista è assolutamente DeMar DeRozan. Lo vediamo qua, 26 punti di media, 4 assist e 5 rimbalzi, come Lavin, ma secondo me DeRozan sta facendo davvero la stagione migliore di tutta la sua vita e i Chicago Bulls ne sono proprio l'espressione. Quindi andrei come primo voto proprio di DeMar, che secondo me, come detto prima, se lo merita. E poi questa decisione è davvero difficile, perché comunque tra questi giocatori non c'è nessuno che secondo me se lo merita talmente tanto come DeMar. Per premiare la stagione e comunque il momento, io andrei di Zach LaVine, quindi doppia coppia dei Bulls. Però come detto, gli altri non mi convincono, e dopo vi dirò anche i nomi degli altri ovviamente e le motivazioni per cui non mi convincono. Tra la massa degli altri oltre a DeMar, secondo me LaVine se lo può meritare e io lo inserirei all'interno di questa votazione e di questo quintetto. Gli altri giocatori che ho scartato, adesso vi do un po' le motivazioni. Trae Young, vero, potrebbe starci, ma gli Atlanta Hawks non mi hanno praticamente convinto, non hanno rispettato le aspettative dell'anno scorso e sono davvero nella bassa classifica, soprattutto a livello difensivo non hanno dato niente rispetto all'anno scorso. James Harden, tra l'acciacco di inizio stagione e comunque un Kevin Durant impressionante, non so, non lo metterei, non mi viene da metterlo, quindi va così. Anche qua Bradley Beal sottovalutato per i Washington Wizards, ma ha saltato probabilmente la metà delle gare, adesso vado a memoria, però anche lui, vero, forse non lo si caga quasi mai perché è Washington, però non me la sento di metterlo in quintetto, soprattutto agli All-Star Game. Avrei potuto mettere un Fred VanVleet, perché comunque le sue statistiche le sta mettendo in quel di Toronto. È vero che Toronto è abbastanza bassa in classifica, ma comunque non è chissà che giocatore da All-Star Game, quindi da quintetto non me la sono sentita. E il nome in realtà che vedremo probabilmente di più in questi quintetti sarà LaMelo Ball. Perché non l'ho messo in quintetto? Perché altrimenti si sarebbe montato troppo la testa. Già è un po' un pallone gonfiato, scusatemi il termine, ma è vero, è bellissimo quando gioca, offensivamente è strepitoso, delle visioni eccezionali, però già al secondo anno metterlo come quintetto All-Star Game forse è un po' troppo. Forse è un po' troppo, anche in questo caso non me la sono sentita, quindi va bene così. E quindi DeMar DeRozan e Zach LaVine, coppia di Chicago Bulls, sono per me le guardie di questo quintetto ad est. Fermo, ti ricordo che abbiamo un gruppo Telegram aperto a tutti, in cui vi aspetto per chiacchierare su questi voti dello Star Game. Ora passiamo invece al frontcourt. Il primo nome che bisogna scegliere per quello che ha fatto e che sta facendo è Kevin Durant, per forza. Come Steph dall'altra parte, Kevin Durant va messo e dovrà essere per forza il primo giocatore, il più votato in questi quintetti.
anche Giannis, ragazzi, non può non essere messo. Fresco di MVP delle Finals, di anello. Il Milwaukee è partito un po' male con qualche sua assenza di troppo. Ora si trovano terzi ad est e la potenza che ci mette quando gioca è davvero impressionante. Si è visto proprio al Christmas Day contro Boston. Boston l'ha voluta perdere, ma Giannis l'ha voluta anche vincere. Ecco, quindi secondo me va inserito comunque in questo quintetto. E per l'ultimo giocatore ci potrebbero essere vari nomi, ovviamente. Ma io vorrei premiare Miles Bridges. E voi mi potreste dire, ma non hai messo la Melo e metti Miles? Sì, lo so, è una scelta un po' strana, perché Charlotte comunque è ottava, però Miles è un giocatore da All-Star Game, quindi da spettacolo. Mi piace vederlo, mi piace premiarlo, soprattutto per l'evoluzione che ha fatto in questi anni di gioco. Non partiva conosciuto come la Melo Ball, partiva da quasi dal basso, ecco, mettiamola così, in realtà non così basso, però non ci si aspettava un'evoluzione di questo tipo e dal mio punto di vista va premiata come papabile MIP e può anche regalare del bello spettacolo, ecco. Secondo me potrebbe partire anche dalla panchina tranquillamente, però tra questi nomi vorrei proprio premiarlo e metterlo in quintetto. Fatemi sapere se è una scelta troppo hard qua sotto nei commenti. Altri nomi che ovviamente si sarebbero potuti mettere sono, come vedete qua, Tatum e Embiid. Il loro problema è che hanno giocato in maniera in realtà poco costante, quindi Embiid passa dai 30 ai 10 punti della serata dopo. Tatum è partito davvero male, sparacchiando, e ora non è che stia... è migliorato un po' nelle percentuali, ma ancora sta facendo una shoot selection abbastanza discutibile. Julius Randle io non l'avrei messo, perché comunque forse ha overperformato la scorsa stagione e adesso è un po' a ribasso. Forse le mie aspettative erano fin troppe. Jimmy Butler, sì, è vero, si potrebbe mettere, però non lo so, anche in questo caso non me la sono sentita, mettiamola così. Ma un giocatore che a mio parere sarebbe dovuto entrare e spero che comunque venga convocato allo Star Game è questo qua, Jarrettone Allen. Jarrettone Allen perché? Perché comunque Cleveland in questo momento è quinta ad est. È quinta ad est e sicuramente è merito della difesa. Nessuno si aspettava una squadra del genere, nessuno si aspettava delle prestazioni del genere. E in difesa la coppia Mobley e Allen, come già detto nei vecchi video e soprattutto nel video dei MIP, ve lo lascio comunque qua sopra nelle schede, è fondamentale. 17 punti di media e 11 rimbalzi di media sono comunque del tutto rispettabili, quindi a mio parere si può meritare questa convocazione e si sarebbe anche potuto meritare il quintetto. Quindi ricapitolando, ad est nel quintetto io ho messo Lavin, DeRozan, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo e Miles Bridges. Questi dal mio punto di vista sono i 10 giocatori che si meritano il quintetto allo Star Game. Ovviamente non sarà così, sarà sicuramente dentro un LeBron James perché non può non partire in quintetto, e dall'altra parte sicuramente sarà dentro un Joel Embiid dal mio punto di vista, come un Trae Young probabilmente, e un Chris Paul non sarà nel quintetto, ma vedremo un Jamorant o un Luka Doncic. Queste saranno sostanzialmente le chiamate diverse dalle mie, però ognuno ha la propria opinione, rispettabilissima. Con i potenti mezzi tecnici vi lascio alla chiusura. Beh, voti fatti, siete d'accordo? Scrivetemi anche i vostri 10 titolari qua sotto nei commenti. Sono molto curioso di sapere che nomi mettereste tra questi 10 giocatori. Ti ricordo di iscriverti al canale, lasciare attiva la campanellina, di seguirci su Twitch e di entrare anche nel gruppo Telegram. Per questo video è tutto. Ciao a tutti, panchinari!